Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Milano Misteriosa. Questa volta parliamo di falsi storici. Vi è mai capitato di vedere un luogo o un edificio antico e rimanerne affascinati, salvo poi scoprire che non solo non è antico, ma che è proprio un falso? Bene, se abitate a Milano sicuramente vi sarà successo, ma se non vi è successo, rimarrete stupefatti per quello che sto per mostrarvi. Partiamo dal primo caso, parliamo di un edificio in zona Fiera, o meglio in zona Portello. Siamo all'incrocio tra via Bartolini e via Arimoldi. Al numero 12 troviamo quello che senza dubbio è un edificio in stile medievale. Possiamo notare merletti sulla pseudo torre più alta, stemmi viscontei e motivi ornamentali che sicuramente traggono in inganno. Infatti l'edificio è pura Art Nouveau. È di appena 2 secoli fa, anche se molto probabilmente più verso la fine 800 che gli inizi del secolo. La pagina web dell'Hotel Mercure, che a tutt'oggi possiede la palazzina, ci informa che questa era stata posseduta da una importante famiglia meneghina. Ma non avendo un nome questo palazzo e non sapendo a quale famiglia realmente si riferisce, tutto è possibile. Fatto sta che non ci sono notizie riguardo questa bellissima palazzina medievale del tutto falsa. Passiamo ora ad un altro edificio, sempre della stessa epoca, o meglio della stessa presunta epoca. Anche qui infatti parliamo di un falso medievale. Siamo vicini ad una delle chiese più misteriose di Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, basilica di cui abbiamo già ampiamente parlato durante i video di Milano Misteriosa. 4 passi verso il carcere di San Vittore, senza passare dal via, e ci troviamo davanti a una bellissima palazzina medievale. Si tratta di Palazzo Viviani Cova, che si trova appunto in via San Vittore, e nonostante i nostri occhi ci dicano che è stato costruito almeno 600 anni fa, in realtà è del 1915. Progettato dall'architetto Adolfo Codapé, questo palazzo ha moltissimi dettagli che lo fanno veramente sembrare un palazzo in stile medievale, ma la sua contiguità con palazzi di alto stile e la sua posizione fa venire qualche dubbio. Da notare la bellissima torre con merlature che la fanno sembrare una vera torre difensiva. Anche se è un falso, sarei felicissimo di poterci abitare, però non saprei dove parcheggiare il cavallo. Parliamo ora di un altro castello, il Castello Sforzesco. È un falso? No, sicuramente no. Però, anche se è stato rimaneggiato più volte, una sua parte in particolare è molto ma molto più recente di quello che si pensa. Parliamo infatti della torre più alta, la Torre del Filante. Sebbene sia stata progettata nel 1452, essa venne completamente distrutta da un'esplosione nel 1521. Non fu molto lungimirante da parte delle truppe francesi posizionare la Santa Barbara proprio dentro questa torre. Infatti, durante un temporale molto forte, con tanti tuoni, soprattutto tanti fulmini, un fulmine la colpì e la torre esplose. Va detto che c'è anche una rocambolesca leggenda che lega questa esplosione ad un personaggio chiamato il Bombarda. Per amore della sua bella, imprigionata e torturata, volle utilizzare la sua incredibile capacità di sparare con precisione assoluta per vendicarsi. Dopo l'esplosione, la torre non venne subito ricostruita, anzi, passarono ben 384 anni. La torre fu poi ricostruita su progetto del Beltrami, che si ispirò a disegni e dipinti precedenti l'epoca del disastro per poterla ricostruire. La torre perciò è del 1905, di conseguenza è chiaramente un falso storico, anche se è molto somigliante all'originale. Ed ecco il pezzo forte della puntata di Milano Misteriosa. Abbiamo più volte parlato del Duomo di Milano sotto molti aspetti. Sappiamo tutti che la sua costruzione a partire dal 1386 sui resti di Santa Tecla e Santa Maria Maggiore non sono mai terminati. La fabbrica del Duomo la si prende ad esempio, infatti, quando si vuole parlare di qualcosa che è lungo, che è una lungaggine, qualcosa che non finisce mai.
Si usa infatti l'espressione le proprie come la fabbrica del Duomo. Ma è il caso di parlare di falso storico? No, in Piazza del Duomo non c'è nessun falso storico, ma avrebbe potuto esserci se le cose fossero andate diversamente a causa della Seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando niente di meno che del campanile del Duomo di Milano. Voluto espressamente da Benito Mussolini e dal regime fascista, fu osteggiato da coloro che ritenevano che il Duomo fosse già un'opera completa e che non avesse bisogno di nessun campanile. Secondo i progetti di Vico Viganò, questo campanile avrebbe dovuto essere il più alto d'Italia e avrebbe dovuto chiamarsi Torre delle Memorie, delle Vittorie e delle Glorie. Questa proprio non riuscivo a ricordarmela. Al suo vertice avrebbe dovuto trovarsi l'angelo della vittoria, facendo di questo campanile più un simulacro fascista che un simbolo religioso. Nel 1938 si era già pronti per costruire l'opera, ma con i costi dell'impresa bellica e la guerra alle porte, i fondi per costruire il campanile vennero dirottati verso quest'ultime, salvando la nostra amata Madonnina da un'ombra alquanto oscura e ingombrante. La torre doveva essere alta ben 164 metri, contro i 107, altezza a cui troviamo la statua della Madonnina, che non avrebbe più dominato Milano se la storia avesse preso una direzione diversa. Gli ambienti culturali milanesi non videro mai di buon occhio questa ingombrante opera, tanto che venne soprannominata il Matitone per via della sua poco elegante forma. Il progetto fu accantonato e mai più preso in considerazione. Il nostro Duomo di Milano rimarrà sempre così com'è. Personalmente ne sono felice. Ora spostiamoci un po' verso Via Meravigli. Incamminiamoci in una via stretta che solo fino a poco tempo fa era un cantiere. Qui troviamo una torre medievale, Torre Gorani. No, non è un falso storico, è veramente una torre dell'anno 1000. Non possiamo considerare nemmeno un falso storico ciò che gli è stato costruito attorno, dato che di storico non c'è proprio nulla. Va detto che la torre è stata da pochissimo restaurata e fa parte del cantiere in cui è stata restaurata la vecchia area di Palazzo Gorani, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti. Ma uno sforzo in più si poteva fare. A volte i falsi storici sono meglio del moderno a tutti i costi. Una torre così bella avrebbe meritato una compagnia più armoniosa e meno invadente. Se si è cercato il contrasto tra il moderno e l'antico, ci si è riusciti pienamente, ma il risultato non è piacevole a vedersi, almeno secondo il mio punto di vista. Voi cosa ne pensate? Siamo ora in una piazza tra le più conosciute di Milano, Piazza Cadorna. Con l'ormai celebre opera Ago e Filo, voluta da Gaia Olenti, colei che riprogettò questa magnifica piazza. Ma il falso è un po' più in là, proprio al di sopra della stazione dei treni. Esattamente, è il palazzo che sovrasta i binari ferroviari. In realtà non è un vero palazzo, e infatti nonostante l'altezza e l'imponenza della facciata, ha uno spessore che permette a malapena una fila di vani per lato per ogni piano. Questa simulazione di palazzo ha però una funzione precisa, ovvero la funzione di rendere più armoniosa la presenza della stazione stessa. Stazione occultata a tal punto che, pur essendo in un'area centrale, non crea quasi nessuno di quei disagi che di solito ci sono quando una rete ferroviaria attraversa un tessuto urbano come quello di una città, anzi di una metropoli come Milano. Questo video di Milano Misteriosa termina qui. Se volete scoprire cose di Milano che non avete mai immaginato, seguite tutti i video di Milano Misteriosa e iscrivetevi al mio canale YouTube, è importantissimo. Se condividete i video di Milano Misteriosa sui vostri social, come ad esempio Facebook, Twitter, Google+, o anche LinkedIn, ci sarà maggiore diffusione di questi video, molte più persone ne verranno a conoscenza della loro esistenza e diciamo che avremo fatto qualcosa di buono per la nostra bellissima città. La condivisione sui social, infatti, è l'unico modo per far conoscere
al maggior numero di persone l'esistenza di Milano Misteriosa e degli argomenti di cui vi parlo. Perciò condividetelo, fatemi piace sotto questo video, non su Facebook, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, veramente molto importante. Cosa altrettanto importante è commentare sotto il video e scrivere quello che pensate, sia del video, sia del format, sia di tutto quello che trovate sul mio canale. Commentate sotto il video di YouTube, mi raccomando, non nei commenti di Facebook dove il video di solito viene postato, perché l'importante è far aumentare l'interazione sulla pagina del video di YouTube. Solo in questo modo si aiuta il video ad avere un maggiore posizionamento nella barra di ricerca di YouTube. Beh, anche per questo video è tutto, e allora alla prossima puntata di Milano Misteriosa. Addio e grazie per tutto il pesce. Capiranno in pochi. Addio e grazie per tutto il pesce. Addio e grazie per tutto il pesce. No. Devi vederlo quel film.